Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di brokeraggio assicurativo quale futuro e ne parliamo con Francesco Papparella, vicepresidente di Consulbrokers, e Luciano Lucca, presidente del gruppo Assiteca. In questo periodo dopo la crisi, insomma, dopo il 2007, gli anni di crisi economica e finanziaria, un po' di tutto il mondo, ma in Italia, ci sono state delle grosse ristrutturazioni nei settori sia assicurativo che finanziario. E a questo si è accompagnato anche uno sviluppo tecnologico che adesso ha assunto dei tempi molto veloci. E infatti si parla adesso di intelligenza artificiale, si parla di blockchain, si parla quindi di tutta l'IoT, cioè di tutti i vari sensori che verranno distribuiti, che quindi daranno tutta una serie di dati al settore assicurativo che cambierà completamente i modelli di business, di blockchain. Ma vediamo che cosa è successo nel mercato assicurativo italiano, cioè come hanno reagito le compagnie di assicurazioni, quanto hanno investito in tecnologie e come si sono ristrutturate nei loro modelli di business. Papparella, lei tra le altre che è stato anche presidente dell'AIBA per 5 anni, quindi 15, magari 15 ci può. anni, 15 No, anni. 15 anni, anzi 5 volte presidente dell'AIBA per 15 anni. È un presidente straemerito. Vediamo se ci può dare una panoramica di quello che è successo qui in Italia, come si sono mosse le compagnie di assicurazione. Direttore, certamente l'evoluzione è stata rapida, ma del mercato in generale, non solamente del mondo del brokeraggio. Il mondo del brokeraggio evidentemente si adegua poi al mercato assicurativo. L'evoluzione si è avuta così come si è avuta nell'intera società, perché il mondo dell'assicurazione e il mondo del brokeraggio vivono di luce riflessa, vale a dire noi serviamo i bisogni dei nostri clienti, i quali clienti hanno dei bisogni che si sono evoluti, si sono modificati e quindi noi di conseguenza ci siamo adattati e ci adattiamo. Il problema è che questa evoluzione in alcuni casi è stata molto repentina e in altri casi è stata molto discontinua, nel senso che non è un'evoluzione strutturata, è un'evoluzione che si è generata a seconda delle esigenze del momento e quindi non è stata costruita o gestita in modo razionale in alcuni casi. Questo ha generato per i broker la difficoltà di adeguarsi, ma io dico anche che per i broker ha generato la possibilità e l'opportunità di sviluppare il proprio business sotto aspetti lievemente diversi rispetto al passato. Ed è questa la sfida che noi abbiamo dovuto raccogliere, che raccogliamo tutti i giorni, perché evidentemente, siccome la nostra è una professione che deve comunque essere utile alla comunità e noi dobbiamo fare in modo di essere utili alla comunità e quindi stiamo sviluppando molto tutta la parte, diciamo, consulenziale che va oltre l'intermediazione pura del prodotto migliore al prezzo più basso. Noi dobbiamo anche sensibilizzare i nostri interlocutori a quelle che sono le loro esigenze, anche quelle non avvertite. E quindi evidentemente dobbiamo fare un lavoro di, come dico io, di maioetica nei confronti dei nostri interlocutori per cercare di far capire loro che oltre all'esigenza che sentono di avere ci sono altre esigenze che magari sono ancora più importanti ma che non avvertono e noi dobbiamo in qualche maniera fargliele, Ecco, palesare. restiamo un po' sugli scenari, quindi che tipo di riorganizzazioni hanno fatto le grandi compagnie? Hanno spinto verso una concentrazione, anche poi hanno diciamo, puntato molto di più sulla rete agenziale piuttosto che sui broker. Ma, guarda, le compagnie di assicurazione, come diceva giustamente Francesco, hanno fatto delle ristrutturazioni anche un po' disordinate. Diciamo che la cosa più importante è che hanno comunque riconosciuto il ruolo del broker nel mercato, cosa che fino alla grande crisi non era totalmente avvenuto. E per il resto, hanno lavorato molto sulla riduzione dei tassi per acquisire affari, per mantenere le loro posizioni e hanno smontato certe organizzazioni, tipo le gerenze, costringendo soprattutto i piccoli broker a lavorare con le reti agenziali. E per finire, per quanto riguarda la digitalizzazione, l'informatica,
ognuno ha lavorato un po' per diciamo, i suoi obiettivi. Quindi oggi vediamo che ci sono tutta una serie di piattaforme, però sono di una compagnia che non dialogano con quelle di un'altra compagnia o non dialogano con quelle del brokers. Cioè non c'è stato un modello organizzativo, un modello organizzato, c'è stata diciamo una spontaneità e un perseguire da parte di ognuno delle compagnie assicurazioni i loro obiettivi senza tener conto, secondo me, molto della figura del broker d'assicurazione. E poi le assicurazioni italiane sono sempre state molto tradizionali, per cui probabilmente hanno fatto anche in fatica a inserire la parte tecnologica, gli Ma investimenti guardi, tecnologici. le grandi compagnie poi in realtà hanno sempre avuto un occhio abbastanza internazionale. Noi non possiamo pensare che il mercato italiano sia così provinciale da non avere degli sbocchi esteri. Noi abbiamo delle compagnie che sull'estero hanno sempre lavorato e ci sono sempre state. È vero però che quando stanno all'estero lavorano con le mentalità e le procedure dell'estero, quando stanno qui tornano ad essere delle compagnie domestiche. Luciano diceva giustamente, hanno investito, perché ogni compagnia ha investito significativamente nell'informatizzazione, ma l'ha fatto per avere un controllo della rete, non per avere uno sviluppo del business. Mi spiego meglio, l'informatica può essere vista sotto due aspetti, quella che è stata la scelta delle compagnie è quella di avere un sistema informatico chiuso tra di loro, all'interno della loro struttura, che serve a controllare la rete che serve loro per diffondere i prodotti assicurativi. Lei deve pensare che 25 anni fa circa l'ANIA fece un progetto, lanciò un progetto che si chiamava RITA, era Rete Informatica tra gli Assicuratori, che serviva proprio a creare una rete aperta dove tutti gli assicuratori e gli intermediari, quindi broker, agenti, eccetera, potessero accedere per dialogare direttamente. È una cosa che è nata 20 anni fa ed è morta 10 anni dopo perché nessuno voleva aderire a questo tipo di apertura. Ognuno si tiene i propri dati, li tiene chiusi, non te li fa vedere, non accetta che tu li alimenti direttamente. Ma devi solo utilizzare le loro strutture e i loro sistemi per dare gli elementi. Diceva giustamente poco fa Luciano Lucca, noi lavoriamo tutto doppio perché noi prendiamo il dato dal nostro cliente, lo metabolizziamo nei nostri sistemi informatici e poi lo dobbiamo ritrasferire ex novo alle compagnie perché i nostri sistemi non dialogano con i loro. E questo non è qualcosa di difficile che non può essere fatto, è facilissimo, ma non si vuole fare. Cioè sono sistemi chiusi. Allora, fin tanto che andremo avanti con i sistemi chiusi, noi non avremo mai un'interazione diretta e quindi questo creerà dei problemi al mercato in generale. Però la coesione, la possibilità di interagire in modo diretto è un'ipotesi sulla quale si sta lavorando, ma che però non trova grande, almeno da parte delle grandi compagnie. Le stesse compagnie che vanno all'estero e poi all'estero invece accettano questo tipo di procedure perché sul mercato anglosassone queste procedure esistono da tempo e vanno avanti Quindi tranquillamente. Bisogna possiamo dire che è un dire che il trend nostro strutturale. mercato agenziale, le compagnie di assicurazioni hanno sempre messo al centro dei loro interessi, delle loro attenzioni e dei loro investimenti le agenzie e tuttora ci sono preponderanti in termini numerici e non dimentichiamo che quando l'onorevole Bersani, ministro, fece le famose lenzuolate, che cosa accadde nel mercato, togliendo l'esclusiva agli agenti prima sulle RC auto e poi perché era la vera rivoluzione nel mercato assicurativo. Però nonostante questo, certamente, adesso io non conosco esattamente i numeri, però se vediamo le grandi compagnie di assicurazione hanno migliaia di agenti e quindi operano nell'interesse di quegli agenti per i loro corretti ritorni. Questa è la realtà. Per onore del vero c'è un progetto di blockchain in corso in questo momento, però, me lo lasci dire da operatore,
sarà pronto quando io sarò cenere. Ecco perché i tempi con cui si evolve e si sviluppa sono molto molto lunghi. Quindi insomma si parla di velocità dello sviluppo tecnologico, ma si può dire anche che qui in Italia c'è una tendenza a rimanere con strutture del passato. Sicuramente sì, noi ancora oggi lavoriamo con i pezzi di carta sostanzialmente, dopodiché il paperless è un obiettivo, tutti quanti noi oramai abbiamo i nostri contratti scansionati, in teoria li vediamo a video, però li vediamo noi. Qualcuno ha fatto un investimento ulteriore, fa in modo che anche il cliente, il proprio cliente possa accedere e vederlo. Però sono cose che fin tanto che non saranno connesse con gli assicuratori, saranno sempre monche, non funzionali. Cioè sì, è vero, dice, ma tu puoi accedere al mio sito e vederti le tue polizze anche alle 3 di notte. Io vorrei trovarlo, questo cliente che alle 3 di notte, poverino, insonne, si guarda le sue polizze. Eh sì, è un servizio, sulla carta esiste, ma insomma, francamente, quanto sia effettivamente utile, quanto migliori il rapporto che ha il cliente con l'assicurazione e con il suo intermediario, non lo so. Però si fa, è fatto, perché una volta che abbiamo messo in piedi queste strutture, comunque più le allarghiamo e più è giusto farlo. Però il valore aggiunto reale di potersi vedere la propria polizza o lo stato del sinistro alle 3 di notte, ma francamente qualche perplessità me la lascia. Però... Diciamo che anche le nostre dichiarazioni erano una logica di noi broker d'assicurazione, quindi noi abbiamo detto, abbiamo ragionato con l'obiettivo, con la finalità di parlare di efficienza del sistema, di parlare di miglioramento dei rapporti tra la compagnia e i brokers. Ecco, è qui che dove ci lamentiamo un po', che nonostante il broker esista da 40 anni, non è ancora così, come si può dire, la sua attività non è ancora così organizzata e strutturata come i tempi moderni dovrebbero imporre. Siamo ancora un po' alle vecchie procedure, c'è un qualche miglioramento, però insomma io faccio questo mestiere da 54 anni e speravo meglio, insomma, francamente. Prima accennavamo, noi, la mia azienda, 50.000 sinistri all'anno, noi dobbiamo fare la doppia scansionatura, capisci? Questo... Ecco, in una situazione, in uno scenario che è stato così descritto, quanto spazio c'è per i broker di piccole dimensioni? Ma il broker di piccole dimensioni è chiamato a fare una scelta di sopravvivenza, secondo me. Evidentemente restare soli, restare piccoli non è facile, non sarà facile ancora di più nel prosieguo, ma un prosieguo a breve, 3, 5, non di più. Quindi dovranno fare delle scelte di aggregazione, io credo, e su questo, sul modo di aggregarsi senza perdere indipendenza e autonomia, grande ruolo credo possa rivestire le associazioni di categoria che li rappresentano. Perché? Perché evidentemente se io voglio aggregare dei professionisti che hanno una storia, una tradizione, una mentalità ovviamente diversa, ognuno di noi ha la propria storia, la propria mentalità, è molto difficile farlo un professionista che ne aggrega un altro. Mentre invece l'associazione che li rappresenta tutti può dare delle linee guida e controllare le modalità con cui queste aggregazioni si fanno, per far sì che ognuno, pur conferendo parte della propria attività a un contenitore unico e comune, mantenga però la propria indipendenza e non abbia paura di vedersi portare via quello che è il lavoro di una vita. Altrimenti l'alternativa è vendere o diventare confluire in una società più grande e diventare quindi portatori di affari di queste società maggiori, quindi diventare un produttore di un grande broker o di più broker, eccetera. Diciamo che le difficoltà del broker, del piccolo broker, non sono determinate soltanto o esclusivamente dalla mancata risposta delle compagnie di assicurazione in termini di digitalizzazione. Il nostro è un mercato che sta evolvendosi, un mercato ormai forse possiamo definirlo già maturo, e quindi oggi quando un broker incontra un'azienda di solito ha una polizza fatta discretamente, mentre un tempo erano fatte molto male. Il tasso, il premio che paga
è sicuramente un premio di mercato e il cliente sa perfettamente che è, diciamo, indipendente dai suoi rischi e oggi ha tutte delle logiche commerciali. Quindi il broker, il piccolo broker, il broker in generale deve dare qualche cosa che un tempo non c'era, e che quindi viene coperto dallo sconto, dalla riforma del contratto, ma che oggi c'è. E cos'è che deve dare? Deve dare consulenza, ma non la consulenza che abbiamo tutti, io per primo, siamo andati in giro a raccontare, ma una consulenza specializzata su argomenti che non sono strettamente legati magari all'assicurazione, ma le cui assicurazioni sono uno strumento per gestire questi argomenti, questi rischi. Cioè è proprio un'evoluzione culturale del broker. I clienti oggi sanno che bene o male i servizi che vengono prestati sono uguali. Sì, poi c'è quello che è più attento, meno attento, c'è quello che risponde alle 9 di sera, è quello che chiude il cellulare, eccetera, eccetera. Oggi il cliente si attende un valore aggiunto e il valore aggiunto nasce dalla preparazione della persona, dalla sua specializzazione, dalle sue esperienze, eccetera, eccetera. Ecco che l'aggregazione diventa un elemento importante perché io ho la mia storia, un mio percorso, un altro ne ha un'altra, eccetera, eccetera. Insieme facciamo un'offerta doppia al cliente. No, no, non so se è chiaro Certo, le cose. mettere a Quindi fattor è un comune. fattore comune, questo è molto importante, è il vero cambiamento che deve avvenire nel mercato. Perché il vero cambiamento che c'è nel mercato è la consulenza. I clienti chiedono consulenza, consulenza GDPR, si è visto, 231, compliance, resilienza. Oggi c'è il discorso della crisi d'azienda che sostituisce la legge fallimentare. Sono tutte aree dove ci sono delle componenti di rischio. Ecco che il broker può intervenire con la sua preparazione e poi laddove non sono gestibili per una notorietà o per vari altri fattori, ci sono le assicurazioni che completano la prevenzione. Questo è E se tutto. volessimo parlare quale futuro per gli assicuratori, abbiamo visto che si devono aggregare, quindi devono comunque concentrarsi, devono puntare sulla consulenza, ma una consulenza molto più allargata, quindi che non è Certamente, molto più relativa professionale, solo sì. al settore assicurativo, ma che si amplia e a vari aspetti, anche giuridici, anche. Assolutamente sì, ma in realtà questo è un lavoro che abbiamo sempre cercato di fare. Io rivendico alla nostra categoria la qualità media del prodotto assicurativo che oggi noi abbiamo. Quando Luciano diceva, oggi un'azienda mediamente ha una buona polizza, ma questo lo deve ai 40 anni dei broker che hanno stressato le compagnie di assicurazione per far sì che i loro prodotti fossero più rispondenti alle necessità. È un risultato ottenuto. Non è che ci possiamo fermare qui perché siamo stati bravi prima. Adesso dobbiamo passare alla fase successiva, che è quella della consulenza a tutto tondo. Evidentemente, come giustamente dice Luciano, l'assicurazione è uno degli strumenti di loss prevention e di risk management. E non è detto che sia lo strumento migliore, addirittura può non servire l'assicurazione se io riesco a inquadrare il rischio e a gestirlo in modo corretto. Quindi il broker si deve ripensare in questa veste di vero consulente professionale, però per farlo non può farlo singolarmente da solo perché non riesce, non può avere una cultura così ampia, deve aggregarsi e aggregarsi però mantenendo, e questa è la sfida, mantenendo la propria autonomia, la propria professionalità, perché sennò mi faccio assumere da qualcuno e divento un professionista serio, qualificato in una struttura altrui. Invece l'idea è quella di cercare di mantenere l'indipendenza, però mettendo a fattor comune esperienze differenti, perché poi ognuno di noi nella propria vita professionale ha imparato ed è esperto in relazione al tipo di clientela che ha avuto. Io posso essere esperto in un certo tipo di settore industriale perché ho avuto clienti che si occupavano di quel comparto. Lui è esperto in altri perché aveva clienti che si occupavano di quel comparto. Domani ci mettiamo insieme, io sono esperto, che so io, per come si fanno lo zucchero, e lui è esperto sulla meccanica di precisione. Insieme abbiamo due esperienze, le mettiamo insieme.
e così tutto il resto. Quindi non creare delle strutture specializzate, ma creare delle strutture che sono in grado di servire il cliente a 360 gradi. Più ampia l'offerta, la proposta. Questo vuol dire anche entrare in un ecosistema, per usare una parola che tanto sì. utilizzata oggi. Assolutamente sì. Sì, le dirò che poi noi in Italia ci sono 1.500-1.300 broker che sono sparsi su tutto il territorio, naturalmente, anche se c'è una preponderanza, diciamo, al nord. Ma voglio dire, noi abbiamo imparato tutti che la nostra è un paese che ogni regione ha una sua cultura, una sua storia, un suo modo di vedere, di fare, di vivere, eccetera, eccetera. E quindi di spazio ce n'è per tutti, perché il broker che lavora a Perugia ha la sua cultura umbra, lo aiuta a fare business con l'impresa umbra, evidentemente. Quindi ce ne sono di opportunità, c'è solo da dimenticarsi di essere i più bravi, se mi passa la battuta, o i più grandi, come spesso succede a me. Ogni tanto incontro dei brokers i quali mi insegnano come si fa a fare il broker d'assicurazione, ma non lo fanno con cattiveria, lo fanno in maniera assolutamente spontanea. Ecco, oggi non è più così. Oggi il broker deve esprimere veramente una cultura maggiore che è quella contro quella che abbiamo avuto fino a ieri, che era quella dell'analisi e della critica della polizza. Però è una cultura maggiore che comunque si dovrà basare su tutti questi nuovi strumenti tecnologici. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'informazione è vitale, poter accedere a informazioni in tempo reale sullo sviluppo di determinate tecnologie piuttosto che di processi, piuttosto che di procedure, evidentemente il sistema informatico in questo è vitale per mantenere, come dire, aggiornate le nostre conoscenze. Quindi non è che rifiutiamo lo strumento, anzi lo strumento ci serve e lo vogliamo potenziare e migliorare. Il problema vero è che quello su cui dovremmo andare a lavorare per i broker di dimensione meno strutturata è l'accesso al mercato. Questo è il vero problema. Oggi il piccolo broker non ha accesso al mercato, perché nel momento che la compagnia ti dice vai da un mio agente, significa che io non ho più accesso diretto al mercato, significa che io sono intermediato da quell'agente. Per cui posso avere i migliori affari del mondo, ma se il mio non posso portarli alla compagnia in modo diretto, ma li devo far transitare da un suo agente, ho una perdita di valore in quel che faccio. Questo è il vero problema ed è questo il vulnus a cui noi dobbiamo rispondere in qualche modo, cioè la capacità di accesso al mercato che ci è stata limitata per una serie infinita di ragioni e per una serie infinita di interessi coincidenti, grandi broker, grandi compagnie, legislatori che hanno interesse a far questo. Se creiamo queste strutture consortili, riapriamo il mercato, perché a quel punto la struttura consortile riesce a far pesare l'intera massa di tutti i consorziati e a quel punto lì ritorna ad essere interlocutore diretto e non più intermediato. Sì, non dimentichiamo che da un anno a questa parte ci sono nuove normative IDD che hanno un impatto non indifferente sull'organizzazione soprattutto dei piccoli broker, e queste si risolvono con strumenti informatici, evidentemente, con dei processi che hanno automatico, eccetera, eccetera. Qui ci vogliono investimenti, allora le aggregazioni aiutano a permettere, sia in forma consortile o societaria, eccetera, eccetera, aiutano a far sì che l'Unione fa la forza, avere più disposizione, più soldi, più capitali, poter accedere al credito, al credito bancario, e poter, guadagnare e investire nell'azienda, cioè è tutto un processo che, fino a quello che voglio tradurre, che io sono fondamentalmente sono ottimista sul nostro settore. Io qui lo dico e qui lo nego, vedo più un passo indietro degli agenti che dei broker di assicurazione, quel che mi risulta. Voglio dire che da quello che un tempo si partiva, si apriva la società, si aveva 10 amici, come dicevamo prima, e si facevano 10 clienti, oggi devi fare impresa, devi fare qualcosa di diverso.
devi andare e avere una capacità di proporti commercialmente, quindi marketing, una capacità di comunicazione, devi fare tante cose dove la capacità individuale non è sempre sufficiente. Beh, Sempre diciamo che è un sufficiente. futuro completamente da costruire a Da questo punto. costruire. Bene. Sì, ma un futuro positivo, cioè io lo vedo Perfetto. positivamente per una categoria che ha saputo stare sul mercato, lui diceva da 40 anni, no? In realtà noi ci siamo da dopo la guerra sul mercato, quindi sono qualcosa più di 40 Conosco, anni. finisco una battuta, se mi permettete. In Italia siamo ancora la prima generazione del brokeraggio. Stiamo subentrando adesso la seconda generazione del brokeraggio. Bene. Su questa battuta però dobbiamo chiudere la puntata. Ringrazio molto Francesco Paparella, vicepresidente di Consul Brokers, e Luciano Lucca, presidente del gruppo Assiteca, e arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV. Grazie. Grazie.